Molto spesso da un grande problema possono nascere grandi idee e grandi aziende. Di certo lo sapete di Destings, che dovete affrontare un problema alquanto spiacevole. Se ti stai chiedendo chi sia, tra poco lo capirai. Infatti il nostro caro Reed, dopo aver noleggiato un DVD, lo restituì in ritardo, dovendo così pagare una penale. Iniziò dunque a farsi delle domande. Com'è possibile che devo pagare una penale per aver restituito un DVD solamente qualche giorno in ritardo? Iniziò quindi anche a fare delle ricerche e scoprì fin da subito che i DVD, oltre ad essere molto leggeri, erano anche molto economici da spedire. Così a Reed venne l'idea di creare un sito internet dove le persone avrebbero potuto scegliere un film e riceverlo comodamente a casa loro. Era un'idea avvincente. Sì, magari ancora un po' grezza, ma dopo tutto Reed sapeva che la sua idea sarebbe cresciuta quanto sarebbe cresciuta l'industria tecnologica. Quindi sicuramente tanto. Fondò l'azienda e la chiamò Netflix. Come tanti colossi tecnologici, la scalata verso il successo non fu alquanto facile, né tantomeno rapida. Infatti i clienti erano ormai abituati ad acquistare presso Blockbuster. Se non conoscessi Blockbuster, beh, ti basterà sapere che era il colosso mondiale di noleggio film. Quindi Reed e la sua Netflix dovettero trovare un modo per differenziarsi ulteriormente. Introdussero quindi un piano di abbonamento mensile, dove i clienti potevano vedere film illimitati, ovviamente sempre in DVD. Infatti i clienti continuavano a lamentarsi, dato che passava ancora troppo tempo dal momento della scelta al momento della consegna. Fu così che Reed a un certo punto pensò di allearsi con la rivale Blockbuster, arrivando a offrire loro 50 milioni di dollari. Blockbuster a questo punto commette un errore madornale, rifiuta l'offerta di Netflix, considerando quel settore senza futuro. Arrivati a questo punto, si suppone che Reed e il suo team mollarono tutto, ma non andò proprio così. Infatti, molto spesso è proprio nei momenti peggiori che nascono le idee migliori. E per Netflix, sì, fu proprio così. Decisero di spostare il target dal noleggio di DVD allo streaming online, introducendo oltre ai film programmi televisivi e serie TV. Inoltre adesso potevi accedere a Netflix usando un computer o semplicemente uno smartphone. Il resto è storia e credo che anche tu la sappia. Nel 2015 arriva in Italia e ad oggi Netflix conta più di 100 milioni di iscritti in tutto il mondo, una quotazione a Wall Street e oltre 20 miliardi di fatturato. E pensare che senza quel ritardo nel consegnare un DVD, molto probabilmente Netflix non sarebbe mai esistita. Morale della favola? Se il tuo business o la tua idea imprenditoriale sta risolvendo un qualche problema, beh, molto probabilmente sei sulla strada giusta. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questo video. Se ti è piaciuto, fammelo sapere e noi ci vediamo alla prossima.